Uno dei più importanti organi di comunicazione del vino, del cibo e del territorio negli Stati Uniti, ha decretato che l'Umbria, il territorio, come emblema, come paradigma, come modello di sviluppo futuro legato al turismo, ma un turismo che non si può staccare. Prima linea, comincerei intanto con Catiuscia Marini, che è il presidente della Regione Umbria, a quale va un applauso. Insieme a Karin, padrone di casa, quindi dal presidente della regione, che però ci lascia lo spazio, lei nel comprendere come è stato decretato questo posizionamento per tutti coloro che sono entusiasti del vino, del cibo. Per questo invito è veramente un onore stare qui con voi. Allora, Wine Enthusiast ogni anno decide i posti più belli, i top 10 posti nel mondo per visitare. Allora, quest'anno abbiamo deciso, posto bellissimo, avete anche i centri culturali stupende, le città medioevali bellissime, avete una buonissima cucina e avete dei grandissimi vini. Di andare a Umbria a scoprire non soltanto un posto bellissimo e di grandi vini, ma produttori che negli anni, perché questo vino era la vigna, la troviamo dall'antichità, ne troviamo traccia nei romani che la descrivono, e la descrivono alcuni vestimenti degli ultimi 30, 20, 40 anni a seconda delle cantine. Quindi è un lavoro anche molto recente. Anche il vino. Vivi il territorio, vivi il vino, ma nello stesso tempo hai questa accoglienza che ti fa stare bene. Montefalco è un altro di quei posti che, grazie a un vino sagrantino, comune di Torgiano, che si è adeguato e migliorato, è diventato così bello, di Torgiano, di Montefalco, che si è adeguato, che è diventato così bello, così piacevole passare lì. Ma l'olio extravergine d'oliva racconta paesaggi meravigliosi, e ci sono paesi che hanno saputo cavalcare questa fortuna e l'hanno tradotta, dove la gente passava da un mare all'altro portando via e lasciando poco, però siete stati bravissimi ad esaltare quello che avevate, e ora non è più una zona di passaggio ma è una zona di qualità dentro la capitale. Adesso c'è questo personaggio che è un direttore bravo, capace, illuminato, che fa veramente per l'arte e la cultura, perché Assisi, Perugia, Spoleto, Todi, Gubbio, dove per esempio ci sono anche il vino, riposa in grotte etrusche scavate, produce un ottimo olio extravergine d'oliva. Perché c'è il museo del vino più bello del mondo, a Torgiano, fondato e animato da una delle più grandi, dice Gianfranco, ma sono sempre vere, non fa polemica. Perché c'è il Carapace, la cantina che è una delle opere. E poi perché anche un prete come lui potremmo averlo tutti. L'Umbria è una regione, così come è definita, abbastanza recente, perché se si guarda la mappa al tempo dei romani era Sabina, in realtà, anche la parte sotto. Però penso che anche uno dei nostri segreti è quello del fatto che non abbiamo il mare, nel senso che quindi lo... Grazie davvero, poi al massimo vi potete magari... Allora, sicuramente, come diceva il presidente Marini prima, se è stato gioco di squadra, anche il Filippo Antonelli ha fatto parte di questa squadra come evento. Karin O'Keefe, perché Wine Enthusiast consiglia di venire in Umbria?
Allora, Umbria ce l'ha proprio tutto e avete qui una bellezza incontaminata, proprio stupenda. Avete la cultura, avete dei grandissimi vini e si mangia bene, quindi c'è proprio tutto. E noi abbiamo deciso di mettere Umbria anche per un altro motivo, perché vogliamo dire al nostro lettore di venire in Umbria, perché anche è diverso, non è così conosciuto in America come altre regioni. E io credo che sarà una bellissima sorpresa. Infatti abbiamo sentito che Umbria sta diventando veramente un posto di riferimento adesso in Italia, perché la gente vuole scoprire l'Italia nuova, diciamo, un'Italia che non hanno conosciuto prima. Quindi direi che Umbria ce l'ha proprio tutto. Lei dice che l'Umbria ha vini interessanti, rossi sicuramente, ma anche bianchi. Anche bianchi, perché io sono stata veramente contenta con gli assaggi che ho fatto su Orvieto, anche sulla Trebbiano di Spoleto, quindi anche i bianchi che sono stati veramente di un grande piacere. Ovviamente anche i rossi, scusi. Che cosa c'è in un bicchiere di vino? C'è anche l'anima di un territorio, c'è anche... C'è l'anima di un territorio, c'è l'anima anche delle persone dietro. E qui si vede in Umbria, nei grandi vini, che c'è stato un grandissimo voglia, una grandissima voglia di rinnovare, di fare e di raggiungere proprio una grandissima qualità che anche esprime il territorio e anche di vostri vitigni autoctoni. E anche questa è una bellissima cosa che Umbria sta facendo. Marco Caprai, per vendere il vino bisogna vendere il paese. In che modo questa classifica di Top Wine Wine Enthusiast contribuisce a questa, chiamiamola così, vendita? Beh, costituisce un grosso vantaggio per la nostra regione, perché i turisti del vino sono dei turisti molto attenti alla qualità, turisti che hanno bisogno di informazioni, hanno bisogno di conoscenza, hanno bisogno di avere dei percorsi adatti, questo vuol dire buona ristorazione, buon artigianato, qualità delle cantine, qualità ambientale. Ecco, questo numero di Wine Enthusiast definisce quello che è il percorso per l'Umbria e lo porta all'attenzione di una clientela mondiale. Wine Enthusiast viene letto in moltissimi paesi del mondo, ha la fortuna di essere un giornale americano, quindi di essere scritto in inglese, che è una lingua che capiscono tutti, e questo ne costituisce una grandissima possibilità per la nostra regione di inserirsi nei circuiti del turismo enologico. Ecco, com'è il futuro? Lei ha detto che c'è necessità di continuare a fare squadra. C'è bisogno di fare più squadra, come c'è bisogno di fare più Italia, c'è bisogno di fare più Europa. La sfida è mondiale, se noi non possiamo ancora, per carità, tutto bello, tutto va mantenuto, però dobbiamo anche capire che è necessario trovare un minimo comune denominatore che sia più grande di quelli attuali. Quelli attuali non sono sufficienti per poter essere degli attori del mercato mondiale. Non c'è niente di male, lo dico io da Montefalco, ma credo che tutti gli altri produttori alla fine debbano condividere questa idea. Noi dobbiamo andare avanti, superare questi piccoli localismi, mettere avanti Umbria e poi la denominazione di origine per non tradire nessuna tradizione, però dare degli indirizzi, dei macro indirizzi, un po' come su internet. Se tu vuoi essere cercato devi stare nelle prime posizioni e nessuno di noi può permetterselo individualmente. Se noi ci mettiamo insieme, questa cosa può generare invece un flusso maggiore. Thank you. Chiara Lungarotti, che rapporto c'è fra l'anima di un territorio e il sapore del vino? Beh, il vino è l'espressione di un territorio, l'espressione della sua storia, della sua cultura, della sua tradizione, della sua anima. E quindi hanno visto bene i redattori di Wine Enthusiast? I redattori di Wine Enthusiast hanno visto benissimo di mettere l'Umbria tra le prime 10 destinazioni enoturistiche a livello mondiale. Sta adesso a noi umbri, a noi produttori umbri, a noi operatori, fare squadra e capire l'importanza
di far conoscere nel suo insieme la regione. Una volta che i turisti vengono, una volta che il cliente si siede in un ristorante e chiede un vino umbro, questo è un bene per tutti quanti noi, e poi starà a noi, a ognuno di noi, essere così bravo da fare in modo che il turista venga in un posto piuttosto che in un altro, ma soprattutto che il cliente al ristorante di New York piuttosto che di Tokyo o di Roma chieda un vino umbro o un altro. Quindi secondo... Ma sempre umbro. Secondo lei quindi il vino è un forte volano per il turismo? Vino e turismo sono strettamente legati. Vino turismo proprio... Vino e turismo sono strettamente legati, proprio perché il vino è un modo per far conoscere un territorio, il nostro vino umbro è un modo per far conoscere la nostra Umbria in tutto il mondo e far incuriosire tanti visitatori che possono poi sceglierla come meta per le loro vacanze. E poi state sicuri che una volta che torneranno a casa, dopo essere stati ben accolti, si ricorderanno di scegliere un vino umbro nel negozio all'angolo sotto casa o la prossima volta che si siederanno in un ristorante. Very nice, thank you. Sì. Alessandro Regoli, direttore di winenews.it, lei ha elencato 15 motivi buoni per visitare l'Umbria in occasione della top 10 di Wine Enthusiast. Non li diciamo tutti, ma cerchiamo di riassumerli nel loro significato. Beh, sicuramente l'Umbria parti dall'aspetto della natura, quindi l'Umbria è il cuore verde dell'Italia, è il primo motivo, e poi l'arte, la cultura, ma anche i vini chiaramente, quindi come non ricordare chi ha rilanciato il Sagrantino di Montefalco, Capraio, chi ha creato un museo più bello del mondo anche stando al New York Times, ovvero la Lungarotti, oppure le cantine... Dentro le cave etrusche di De Cugnano de Barbi, oppure anche le cascate delle Marmore dove c'è Papigno, dove Benigni ha girato i suoi film, e poi Assisi, quindi San Francesco, che è il santo più amato dagli italiani, e ancora la cucina del grande Gianfranco Vissani, ma anche le tante feste che l'Umbria ha. Io mi è piaciuta da sempre le gaite di Bevagna, ma sarebbero tanti motivi. L'Umbria è veramente un territorio dell'anima, un luogo dove stai bene, e dove io vado e sto spessissimo con la mia famiglia, quindi è un luogo veramente da frequentare sempre di più. Addetto ai lavori, quanto conta una segnalazione come quella di Wine Enthusiast a livello mondiale, a livello della promozione del vino e dell'Umbria? Beh, conta molto, perché comunque gli americani stanno ancora molto attenti a queste classifiche, quindi sicuramente la rivista Wine Enthusiast è una delle, diciamo, tre fonti di informazione più importanti degli Stati Uniti, e quindi conta molto, quindi un po' di spostamento di visitatori sicuramente ci saranno. Questa cosa ha fatto bene all'Umbria, e secondo me l'Umbria ha fatto bene a cavalcarla e la deve cavalcare ancora, partendo proprio da Vinitaly, perché il riconoscimento, diciamo, è arrivato da poco, e quindi è giusto iniziare un percorso per comunicare questa classifica. Un concetto forte che è stato ribadito è fare squadra, lei è d'accordo? Sono assolutamente d'accordo, è l'unica cosa che l'Umbria deve fare. L'Umbria deve capire quali sono le sue eccellenze, riuscire a definirle, a classificarle, investire su queste eccellenze e a partire da queste eccellenze fare sistema. Il segreto è un po' questo, insomma, di altri territori che in questi anni si sono emersi nel mondo del vino e nel mondo dell'enoturismo.